voglio ringraziare Don Barrese per avermi aiutato ad organizzare questo meeting e gli altri capi delle 5 famiglie di New York e i rappresentanti delle maggiori famiglie degli altri stati. Carmine Cuneo del Bronx, Rick Scognamiglio della California, Philip Tattaglia di Brooklyn, Frank Lobrano di Kansas City, Victor Strachey di Staten Island, Zalucchi di New Orleans e tutti gli altri. Vi ringrazio di cuore. Grazie. La situazione ci è sfuggita di mano. Come? Non lo so. È tutto così miserabile, così inutile. Tattaglia ha perso un figlio e anche io ne ho perso uno. Siamo pari, ma se Tattaglia è d'accordo, io sono disposto a che le cose ritornino come stavano prima. Siamo tutti grati a Don Corleone per questo meeting. Sappiamo tutti che è un uomo di parola. Un uomo modesto che ascolta la voce della ragione. Sì, Don Barrese, anche troppo modesto. Lui, meglio giudici e politici, li teneva in pugno, ma non li voleva spartire con nessuno. Ma quando mai mi sono rifiutato a un accomodamento? Tutti voi mi conoscete. Una volta mi sono opposto, solamente una volta. E perché? Perché questo affare degli stupefacenti un giorno ci distruggerà, credetemi. Non è un affare come il gioco, o i liquori o le donne, tutta roba che molta gente cerca oggi e che è solo proibita dai pezzi da 90 della Chiesa. Perfino la polizia, che ha chiuso un occhio in passato per il gioco e per il resto, si rifiuterà di aiutarci se ci buttiamo nei narcotici. Ero già convinto di questo e oggi ne sono anche più convinto. I tempi cambiano, ma non è più come una volta, che ognuno faceva quello che voleva. È un rifiuto, non è un'azione d'amico. Se Don Corleone ha tutti i giudici e i politici di New York, lui non ci può negare la possibilità di servircene. Se abbiamo sete, dobbiamo poter bere anche noi l'acqua di quel pozzo. È chiaro che verrà ricompensato per il suo disturbo. Dopotutto, non siamo comunisti. Anche io sono contrario alla droga. Per anni ho pagato ai miei uomini un extra per tenerli fuori da questi business. Ma c'è sempre qualcuno che gli va vicino e dice: ho la polverina, se voi mettete giù $4,000 di capitale, possiamo fare 20 volte tanto rivendendola. E quelli non sanno resistere. La droga deve essere controllata come un'industria per mantenerla rispettabile. Non la voglio vicino alle scuole. Non la voglio in mano ai bambini. Questa è un'infamità. Nella mia città limiteremo il traffico ai negri, alla gente di colore. Tanto sono bestie, anche se si dannano, peggio per loro. Ecco, io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi. Allora siamo d'accordo. Il traffico della droga sarà permesso ma controllato. Don Corleone ci darà la sua protezione qui nell'est e ci sarà la pace. Ma io devo avere una garanzia sicura da Corleone. Mettiamo che col tempo la sua posizione diventa più forte. Chi mi dice che non tenderà una vendetta personale? Ma dico, siamo tutti persone ragionevoli. Non dobbiamo dare garanzie come se fossimo avvocati. Tu parli di vendetta. Ma credi che la vendetta ti restituirà tuo figlio? O mio figlio a me? Io non voglio vendicare mio figlio ucciso. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di Sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete.
E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia? O se lo trovassero impiccato nella sua cella? E perfino se fosse colpito da un fulmine? Qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi.